Io non la penso così, perché non può essere decisiva a 12 giornate dalla fine. Il Catanzaro non è l'unica squadra di questo girone, così come non lo è la Juve Stabia. Sono altre squadre, non è una partita decisiva. Forse qualcuno un po' la sta dipingendo, ma non è così, la realtà è un'altra. È una partita importante, ma non decide proprio nulla questa partita. Ma intanto il fatto che la Juve Stabia, così come può succedere a tante squadre, abbia vinto partite alla fine, l'ho già detto, questo è un merito di una squadra. Non è così, è una squadra che... basterebbe parlare di dati statistici. Intanto è una squadra che non ha mai perso, intanto è una squadra che ha una media punti altissima, intanto è una squadra che ha fatto tantissimi gol subendone poco. Stanno facendo un percorso meritevole di elogi e di pregi. Ma è una partita comunque dove si affrontano delle squadre buone che si lotteranno e giocheranno per i tre punti, e che però non è l'unica gara di questo turno, perché ci sono altre squadre, perché poi mancheranno 12 partite. Non è il momento in cui si decide niente. Certo che è una partita importante, ma noi abbiamo grande rispetto della Vestabia proprio per i motivi che ho detto prima. Non è una squadra che specula, una squadra che gioca un buon calcio, una squadra che ha fatto i punti con merito. Ci confronteremo, come è normale che sia. Diciamo che loro hanno questo piccolo vantaggio rispetto a noi di aver riposato, e noi invece veniamo da sei partite praticamente ogni tre giorni. Ma anche noi abbiamo recuperato, stiamo bene dal punto di vista fisico. E la partita, come sempre, ce l'andremo a giocare con la voglia di confrontarci un campo. Un po' di rammarico con la partita di andata, perché non è stato un risultato meritato, figlio di alcune situazioni che, beh, è inutile ricordarle, che servono a poco, di alcune situazioni un po' ambigue, alcune decisioni. Però noi abbiamo rispetto di loro, ma credo che anche loro hanno la stessa identica cosa. Ma io credo che anche loro, rispetto alla gara d'andata, come è giusto e normale che sia, sono cresciuti e sono migliorati. Ripeto, i numeri parlano chiarissimo. Di fronte a certi numeri, i numeri della Juve Stabia sono numeri formidabili, sono straordinari, perché è molto difficile fare un percorso così. Quindi onore al merito, però questo non significa che noi, né che noi avremo un atteggiamento di sudditanza, né che avremo un atteggiamento di presunzione. Noi abbiamo voglia di andarci a giocare la partita, sapendo che può essere anche una bella partita e possiamo essere estremamente competitivi, ma non è, ripeto, una partita che decide proprio un bel nulla adesso. Sarebbe una follia pensarlo. Ma tattico sicuramente, tattico e tecnico, perché ho grande rispetto della Juve Stabia, della persona che la guida, che tra l'altro è un mio ex giocatore, Fabio Caserta, che è un gran signore, una persona per bene. Poi dal punto di vista ambientale, non lo so, si va a giocare nel Napoletano, ogni tanto ci sono degli eccessi, ogni tanto queste regole si rispettano poco, ma questo fa parte della cultura e dell'educazione, ognuno sceglie le strade che vuole. Noi andremo a confrontarci sul campo con il rispetto delle regole e con il rispetto verso una squadra, il proprio allenatore, che merita rispetto e considerazione per i motivi che ho detto. Sono un buon gruppo. Poi dal punto di vista ambientale le partite si giocano in campo, ma noi credo che anche all'andata siamo stati competitivi, anche nella gara di andata con loro noi siamo competitivi. Poi le partite si giocano su tanti binari e su tanti aspetti. Noi siamo competitivi, credo che lo sanno anche loro, così come noi sappiamo che loro sono una squadra forte che fino adesso non ha mai perso. Ma non lo so, andremo a giocare in campo, la partita l'abbiamo preparata con un pochino di tempo meno rispetto a loro, ma l'abbiamo preparata come è giusto e normale che sia. Andremo a giocarci la nostra partita senza tanti condizionamenti o senza tanti calcoli, ma cercando di giocare con equilibrio, con razionalità, con intelligenza, cercando di fare le cose che sappiamo fare meglio e cercando di limitare le loro qualità. Ma chi l'ha detto che intanto noi dobbiamo vincere per forza per riaprire il campionato? Il campionato è un campionato in cui c'è una squadra che, riassumo di nuovo il discorso, ha fatto un percorso straordinario, ma non può essere chiuso a 12 giornate alla fine. Fra 8 partite, 7 partite, se le condizioni rimarranno le stesse, allora sì, ma non è il momento. Non è così, noi non c'è niente da riaprire, perché semplicemente perché, ma questo lo sanno anche loro, perché loro hanno una condizione di vantaggio che soprattutto deriva non dai punti che hanno,
di vantaggio sugli avversari, hanno una condizione di vantaggio perché non hanno mai perso, per struttura, hanno una condizione di vantaggio strutturale. Se continueranno a fare così, fra 6, 7, 8 partite, è chiaro che ma non è una partita, ma toglietelo dalla testa che è una partita che decidono, andreste totalmente fuori strada. Io non lo penso.